Cari amici, bentrovati, buona domenica a tutti voi. Continuiamo a leggere il discorso di Gesù sulla Chiesa, sulla comunità credente. E questo discorso ci porta adesso dentro una dimensione propria della comunità credente che noi siamo abituati a chiamare perdono. Già abbiamo accennato a questo domenica scorsa, sottolineando come è la Chiesa come tale a risanarci, a rinnovarci, a guadagnarci alla causa di Gesù. Oggi il testo del Vangelo, la pericope che leggiamo, ci mette più in una condizione, potremmo dire, orizzontale, come noi siamo chiamati a donare, a dare il perdono ai nostri fratelli. È una paraboletta significativa quella che Gesù racconta per farci capire quali sono le chiavi del perdono. Ascoltiamo con gioia, con gusto, con attenzione la pagina evangelica. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo, trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Avete sentito? Diventa evidente il confronto tra questi due servi. Il primo riceve il perdono del padrone, ma poi non è capace di darlo al secondo. Questo suscita l'indignazione di tutti. La parabola che abbiamo ascoltato ha al cuore una dimensione, un insegnamento, una realtà molto semplice. Quello che noi siamo, l'abbiamo ricevuto da Dio. Non c'è nulla che in qualche modo ci appartenga. Tutto quello che siamo è dono di Dio per noi. È la sua misericordia che si manifesta in noi. E perché noi non possiamo manifestare la sua misericordia
nei confronti dei nostri fratelli? Ecco quello che in fondo ci viene raccontato, per dirci che perdonare non è semplicemente far finta di niente. Perdonare non è metterci una pietra sopra. Perdonare è riguadagnare alla causa di Dio chi ha commesso del male contro di me. Ed è possibile riguadagnare alla causa di Dio se innanzitutto riconosco quello che Dio fa per me. Non nascondiamoci che nel nostro tempo, nel nostro mondo, profondamente segnato da un atteggiamento individualista e profondamente marcato anche, sottolineerei, da un certo ateismo presente anche tra molti credenti, chiaramente facciamo fatica a ripartire direttamente dal Signore. Ecco allora come Gesù intende rispondere alla domanda iniziale che Pietro ha posto: quante volte devo perdonare al mio fratello? La risposta di Gesù è quanto mai evidente, ma guarda che tutto quello che tu sei è opera di Dio, è opera della sua misericordia. Puoi fare una cosa soltanto nella tua vita: moltiplicare la misericordia di Dio nei confronti dei fratelli. È molto più facile condannare un fratello, è molto più facile passare sopra la vita di un fratello o di una sorella, è molto più facile pretendere e presentare le nostre ragioni. Quello che però dobbiamo cominciare a fare seriamente è renderci conto dell'amore di Dio per noi, e in questo renderci conto dell'amore di Dio per noi diventare strumenti di salvezza. Ci sarebbero tante altre cose da sottolineare del capitolo 18 del Vangelo di Matteo, ma vi invito a rileggerlo in un momento di tranquillità, di serenità, di preghiera personale. Certamente il cuore della questione che appare in quel capitolo è legato proprio a questa dimensione. Quello che noi siamo come comunità credente serve unicamente a manifestare l'opera di Dio. Quando noi diventiamo strumenti perché l'azione e l'opera di Dio si manifestino nella storia, allora la Chiesa è quello che deve essere. Altrimenti può rispondere sì anche a tante altre dimensioni di servizio, di attenzione, eccetera, al vivere sociale e civile. Ma ricordiamoci, Gesù ci chiede di guadagnare i fratelli, ci chiede di essere per loro strumento di salvezza. Questo lo comprendiamo sulla conclusione della parabola che abbiamo ascoltato quest'oggi. Anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. La logica, ricordiamolo ancora una volta, non è quella di un perdono che parte da noi per arrivare agli altri, è quella dell'amore di Dio che ci investe e ci rende capaci di perdonare, di guadagnare i fratelli. Buona domenica a tutti voi, buon cammino, a domenica prossima.